Francia parlava. Beh, la prima risposta al sindaco Vasconcello. Leggo brevemente il passaggio. Lo straniero può diventare una risorsa a condizione che si integri nel tessuto sociale, lavorativo e culturale, senza per questo privarlo della sua identità. E poi in un altro passaggio c'è scritto, è rispettando però l'identità della comunità locale che lo accoglie. Allora, se io parlo di immigrati, di fatto dimentico uno dei principi dell'Unione Europea, che dice che c'è la libera circolazione di merci, cose e persone all'interno dell'Unione Europea. All'interno dell'Unione Europea ci sono comunità, etnie, culture molto diverse, perché se noi vogliamo parlare di società multietnica, di società di intercultura, non possiamo pensare che l'intercultura riguarda solo quelli che sono fuori dall'Unione Europea, ma riguarda anche quei cittadini che all'interno dell'Unione Europea portano valori diversi, portano culture diverse. Possiamo pensare che i rom sono rumeni, poi i rumeni non sono immigrati, sono cittadini europei, sono stranieri però. Allora il problema è quello di non guardare il fenomeno del movimento, ma guardare quella che è la società con la quale noi ci dobbiamo rapportare. Questo è il concetto. Quindi non abbiamo parlato di immigrazione, perché l'immigrazione poi è regolare e allora lo straniero diventa straniero, no? E quindi con tutti i titoli, con tutti i diritti, o è irregolare e allora deve essere scacciato via. Perché l'irregolare crea dei danni non solo alla società che lo riceve, ma ai suoi stessi concittadini che la società che in precedenza ha ricevuto a braccia aperte, perché gli immigrati, il sinonimo, o come si dice, il parallelismo immigrato uguale delinquente, beh, non è vero. Gli immigrati, ci sono gli immigrati che hanno portato ricchezza, che portano, sono fondamentali alla nostra economia, ci sono gli immigrati clandestini che sono quelli che hanno tutte queste situazioni di irregolarità, di difficoltà, attorno ai quali però noi abbiamo concentrato la nostra attenzione. Parlando di sicurezza, si è detto prima, la sicurezza ha tanti significati, ma io così prima parlando ne segnavo alcuni. Allora, sicurezza è la serenità con cui uno vede crescere i figli. Quindi quando i figli sono nel giardino pubblico a giocare, devono avere, chi costruisce quei giardini deve pensare alla sicurezza dei bambini. Sicurezza vuol dire vedere crescere i figli quando vanno a scuola più tranquilli, senza il rischio delle devianze. E allora è importante lì che l'amministrazione sviluppi quelle forme di associazionismo culturale, sociale, del tempo libero, ricreativo, che permette ai ragazzi di vivere assieme. Allora, vivendo assieme, questa è una forma di difesa dal rischio di farli deviare. E allora io in casa sono sicuro perché mio figlio lo vedo tranquillo. Sicurezza è sapere che gli anziani, con il momento delle difficoltà, hanno un posto sicuro dove esserci, un posto tranquillo. E poi andiamo avanti, sicurezza è quello di aspettare ad esempio i parenti quando si è a casa senza il problema di andare il giorno dopo a riconoscerli. Vuol dire sicurezza della viabilità, sicurezza dei posti di lavoro, vuol dire sicurezza, allora vuol dire andare a cercare nel territorio punti neri dove si determina un numero crescente e continuo di incidenti che sono un danno enorme anche alla nostra economia, perché non ci sono solo i morti, ci sono i feriti, gli invalidi, l'handicap, che poi si ripercuote in tutto il sistema sociale, il sistema anche economico del nostro paese. E poi sicurezza è l'ultima, io la considererei, quella della sicurezza di essere padroni delle proprie cose, padroni di potersi muovere liberamente. Ecco, questa è la insicurezza che ci viene dal fatto che nel territorio c'è gente che purtroppo vive meglio in carcere da noi che dove viveva prima. Cioè ci sono gli immigrati che stanno benissimo, anzi non vorrebbero neppure uscire dal carcere, perché nel carcere hanno da mangiare, da bere, come l'acqua, da dove partono non ce l'hanno neppure. Allora il concetto del rapporto con questi non è soltanto un concetto di repressione, è un concetto che va gestito a monte, va gestito a valle, va gestito direttamente all'origine del fenomeno. Grazie.